Continuare a sostenere le 500 grandi aziende della Toscana con più di 50 dipendenti e i loro investimenti affinché facciano da traino a quelle di piccole dimensioni, in difficoltà sempre più gravi per la crisi. È questa una delle tre grandi linee di intervento indicate dal Presidente della Regione Enrico Rossi per affrontare il 2012, anno di recessione e quindi di grandi incertezze secondo l'ultimo rapporto presentato da IRPET, con probabile calo del prodotto interno lordo intorno all'1,7% e perdita di altri 20.000 posti di lavoro. I dati parlano di un'elevata capacità di resistenza del sistema economico toscano negli ultimi 4 anni, ma anche di rallentamento della crescita, di flessione della produzione in tutti i principali settori, agricoltura, industria, commercio, costruzioni, servizi, di domanda interna praticamente azzerata. Un quadro drammatico su cui spicca in controtendenza l'andamento più che positivo di alcune imprese di grandi dimensioni, di settori come la pelletteria e la meccanica, che hanno puntato sulle esportazioni e l'innovazione. Una presenza di impresa manifatturiera, di industria medio-grande, spesso collegata anche con la piccola industria, che è in grado di internazionalizzarsi e di assorbire investimenti per la ricerca e per l'innovazione. Su questa noi dobbiamo puntare con tutti gli strumenti di supporto che abbiamo, di dialogo anche per capirne le esigenze e perché possa rafforzarsi per il futuro. Guai a noi se pensassimo di perdere. L'altro grande fronte di intervento a sostegno dell'economia riguarda invece i fondi europei. La Toscana e la Basilicata sono per adesso le uniche regioni italiane autorizzate a lavorare per accedere ai finanziamenti previsti dal 2016 in poi, con 2 anni di anticipo, quindi dal 2014. E poi la questione infrastrutture. Abbiamo bisogno di recuperare, ci stiamo lavorando duramente e fortemente sul piano delle infrastrutture, dalla Tirrenica alle terze corsie della 1 e della 11, all'aeroporto, all'alta velocità, che è fondamentale per tenere Firenze, l'area metropolitana centrale della Toscana e tutta la Toscana collegata con, e uso le parole di un importante imprenditore, con Milano in 1:40 e con Roma in 1:30. Se questo avverrà e sta avvenendo, io credo ci sono tutte le condizioni positive per la ripresa, per il rilancio della regione.